Terzo ha voluto dare ad un convegno che si è svolto nelle scorse settimane a Napoli, a Castel dell'Ovo. Ed oltre ai vertici istituzionali hanno partecipato naturalmente anche i giovani ai quali è stata data la parola. Qual è la soluzione oggi? Cosa fa lo Stato? Quali sono le leggi? Cosa fanno i grandi imprenditori per risolvere il problema annoso della disoccupazione? Per Giovani del Sud, Titti in Propa. Più opportunità, ma soprattutto formazione. Sono queste le parole d'ordine per i giovani del Mezzogiorno, affinché non fuggano, non vadano via dalle realtà quotidiane, non vadano altrove, soprattutto al nord, a cercare lavoro, a cercare occupazione. Per questo è stato organizzato un convegno, una tavola rotonda al Castel dell'Ovo qui a Napoli, per cercare di risolvere le loro problematiche attraverso una ricerca. E questi sono stati i risultati. Il titolo della tavola rotonda è Napoli, i giovani e il lavoro che non c'è. La stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto sino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Quali le difficoltà, Presidente, per i giovani napoletani, ma non solo del Mezzogiorno, nell'affrontare le nuove opportunità di lavoro? Perché c'è uno sviluppo, ma che questo sviluppo tende a prendere vie illegali. E quello che c'è uno Stato che, anziché essere uno Stato di diritto, spesso finisce col consentire tutte queste cose. In mezzo ci sono i giovani che hanno, come dire, il diritto di avere un futuro assicurato in condizioni di legalità. E soprattutto c'è un sistema imprenditoriale che, per come vengono utilizzate risorse, per come viene organizzato il mercato, non riesce a collegare il mondo dei giovani a quello dell'impresa. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono stati gli eroi. E se no, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola. Chi non ha esperienza si butta a capofitto su tutto, e quindi tutte le persone in solito non lavoro se ne approfittano. Però giustamente è l'unica occasione che uno ha, insomma, abbassare la testa e sfondare, insomma, questa è una difficoltà enorme, insomma. Però se non c'è formazione, se non ti si dà la possibilità di fare esperienza, è difficile, non è certamente facile. Se chiedi non ti viene comunque dato, è comunque inutile. Cioè, per fare un discorso concreto c'è bisogno comunque di cose concrete, di concretezza. Secondo me si deve lasciare la parte del napoletano furbetto, che si arrangia, dell'arte dell'arrangiarsi. Dobbiamo lasciare questa parte, però dobbiamo cercare il lavoro, la banda è la cultura del posto fisso. Anche il lavoro interinale va bene, basta che ci date un lavoro. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? E la soluzione che noi proponiamo è che devono venire ridefinite le regole. Le regole sono quelle che dividono nettamente quello che è legale da quello che è illegale, e in maniera che si possa partire da basi certe. È evidente che tanti imprenditori ricorrono al lavoro nero in quanto sono costretti dal mercato a dover sottopagare o pagare o iscrivere malamente quelli che sono i loro dipendenti, i loro collaboratori, in quanto se no non riuscirebbero a fornire quei prezzi al consumatore che poi riescono a fare solamente perché hanno dei collaboratori in nero. Questo è un qualcosa che va cambiato e bisogna partire da questa base per portare gradatamente a una nuova regolarizzazione quello che è ormai diventato un sistema all'arrangiarsi giorno per giorno.